Tanto ci dici nome e cognome, così almeno... Nome e cognome. Ciao, mi chiamo Eleonora Ciampelli, sono un'orientatrice senior del progetto Orienta il tuo futuro, che ho avuto la fortuna di fare negli ultimi 3 anni. È stato un progetto molto molto interessante, che i ragazzi hanno accolto con grande entusiasmo. Ho avuto la fortuna di seguirlo dall'inizio, quindi in tutte le sue fasi, e dal mio punto d'osservazione è stato un progetto che ha permesso ai ragazzi di riflettere, di ragionare sul loro futuro e di avere delle informazioni per fare una scelta che sia più consapevole possibile. Cioè una scelta pensata, voluta, qualsiasi sia la scelta, quindi è una scelta individuale. Allora, innanzitutto la strada, la bellezza di questo tipo di orientamento, dell'orientamento dal mio punto di vista, è che i ragazzi, noi forniamo informazioni e stimoliamo delle riflessioni, in modo che i ragazzi facciano una scelta in maniera autonoma, vera, non indotta. E la bellezza del progetto è stata proprio questa, la sua articolazione, partendo da chi siamo noi, quindi le nostre competenze, i nostri sogni, come dicevano prima, i nostri obiettivi, e poi dando informazioni sull'università, mondo del lavoro, mondo della formazione e dove reperire tali informazioni, in modo che di avere una visione più ampia possibile per prendere una scelta consapevole. Io arrivo, ho una laurea in psicologia e un percorso di orientamento molto ormai di decenni, insomma, molto lungo, anche perché io sono un'orientatrice, ho fatto proprio un corso proprio per diventare orientatrice e quindi approdo alla Forium come orientatrice. Allora, sono arrivata a questo progetto grazie alla Forium, che già conoscevo, con i progetti di orientamento e altri progetti sempre rivolti ai ragazzi, perché come dicevo prima sono un'orientatrice. Rispetto agli altri progetti che ho seguito, questo progetto di orientamento, come ho detto poc'anzi, a me è piaciuto molto perché apre 3 grandi aree. Chi sono io? Nel mondo dell'università, nel mondo del lavoro, ma parte sempre da chi sono io, quindi l'individualità del ragazzo, perché per fare una scelta consapevole si parte da noi e poi andiamo a cercare la strada giusta per arrivare a quello che desideriamo, il nostro obiettivo. Allora, io ho trovato ragazzi sempre molto predisposti, nel senso che ci hanno sempre accolto, questa è stata una caratteristica di tutti i 3 anni, ci hanno sempre accolto con grande entusiasmo, sia in presenza che quando c'è stato un periodo, insomma, sappiamo tutti gli ultimi anni. E chiaramente penso che sia stato un periodo molto difficile per i ragazzi come per tutti, però la costante che io ho sempre trovato è la grande accoglienza dei ragazzi nel momento in cui entravamo e iniziavamo il nostro laboratorio. La pandemia ci ha messo alla prova, anche a noi orientatori abbiamo dovuto imparare nuovi metodi anche per arrivare, per mantenere l'attenzione, per continuare a rendere vivo un laboratorio, quindi lo scambio. Nostro, anche a distanza, la cosa per noi importante è stata sempre mantenere attivo lo scambio con i ragazzi, il confronto con i ragazzi, quindi che non diventi mai una passività, nel senso noi da una parte e loro dall'altra dello schermo, ma sempre uno scambio continuo. E questa è stata anche una sfida che abbiamo, dal mio punto di vista, sulla quale abbiamo lavorato molto bene, è stato bello. E se posso aggiungere, ritrovarli di persona è stato bellissimo.